meno tecnico del mio collega, d'altronde sono laureato in giurisprudenza, non sono un ingegnere, però cercherò di chiarire, evidenziare nel modo migliore possibile quella che è la situazione delle strade. Innanzitutto bisogna ricordare che le strade provinciali si diramano per circa 773 km e quindi sono un importante sistema logistico per quella che è la provincia di Imperia. Ora, queste strade provinciali ovviamente, come gli immobili, appartengono a quello che è il patrimonio della provincia e appartengono a quello che è il patrimonio di tutti noi. Così come gli immobili, anche le strade hanno bisogno di una manutenzione ordinaria e, qualora ci siano degli eventi particolari, di una manutenzione straordinaria. Ora, la manutenzione ordinaria, proprio per la definizione che gli abbiamo dato, è una manutenzione che si dovrebbe compiere annualmente. La manutenzione ordinaria ci consente di mantenere in uno stato buono e adeguato le strade provinciali. Quando viene a mancare la manutenzione ordinaria, abbiamo una perdita economica del bene patrimoniale e se questa mancanza di manutenzione ordinaria si prolunga, si rischia la perdita del bene patrimoniale. Ora io cosa posso sostanzialmente dirvi? Devo dirvi che l'arretrato manutentivo a cui è stata costretta la provincia negli ultimi 10 anni, diciamo, sei, soprattutto 7-8 anni, ha creato uno stato emergenziale delle strade assolutamente evidente e a cui bisogna necessariamente porre una situazione, pena se non salvo rendersi conto che questo sistema logistico, che è importantissimo per la mobilità, per le attività produttive, per la circolazione, noi rischiamo di perderlo. Allora, io faccio riferimento, ho intenzione di parlare in termini molto reali e molto concreti. Potrei chiedere al Presidente, ma non al Presidente, poverino, allo Stato, alla Regione, alle istituzioni, potrei chiedere tanti milioni, perché effettivamente le nostre strade hanno bisogno di moltissimi interventi e mi limito alla realtà a fare una proposta reale. La proposta reale sostanzialmente parte da quelli che sono degli studi di settore. Lo studio di settore mi dice, ad esempio, che per garantire un'adeguata manutenzione del piano viabile del manto stradale, cioè praticamente del piano viabile bitumato, cioè poi quello che crea maggiori problemi perché la mancata manutenzione sta facendo perdere aderenza al manto stradale e sta facendo e la presenza di buche crea obiettivamente delle criticità per la circolazione, gli studi mi dicono che per dare un'adeguata manutenzione al manto stradale io avrei bisogno di circa 1.600 euro a chilometro, ok? Perché? Perché sono degli studi di settore che in base alla intensità del traffico e soprattutto alla dimensione delle strade stabiliscono quelli che sono i fabbisogni standard. Per un chilometro di autostrada sostanzialmente noi abbiamo bisogno di una manutenzione ordinaria pari dai 16 ai 19.000 euro a chilometro quadrato, per le strade statali ad alta intensità di traffico veicolare, soprattutto di mezzi pesanti, dovremmo spendere all'incirca dai 6 o 7.000 euro a metro a chilometro, per le strade provinciali lo studio di settore mi dice che essendo strade con una media o una piccola intensità di circolazione stradale, la cifra da spendere è intorno ai 1.600 euro. Quindi cosa significa? Che per avere un piano di manutenzione adeguato che mi vada nell'arco di 5 anni a praticamente che mi consenta di intervenire su tutta la rete stradale provinciale, io ho bisogno di questi 1.600 km. Ma io di questi 1.600 euro a chilometro quadrato ne ho bisogno per intervenire in via immediata, soprattutto dove ci sono le maggiori criticità. Quindi, facendo un breve conto, diciamo che 1.600 euro per 773 km sono una somma che è pari a 1.236.000 euro. Dopodiché, come tutti ben sapete, le strade non sono fatte solamente di asfalto, il piano viabile è importante, ma ci sono anche delle altre problematiche. Abbiamo ad esempio problematiche relative
relative alla segnaletica, le problematiche relative alle barriere stradali, le problematiche relative ai ponti, le problematiche relative alla ai paramassi. Anche tutte queste, chiamiamole così, sovrastrutture hanno bisogno della loro manutenzione. E anche per questa manutenzione ci sono degli studi di settore che a un certo punto individuano quello che è il fabbisogno. Ora, noi molto realmente chiediamo alle istituzioni di consentirci di mantenere questo patrimonio, che è un patrimonio, è vero, a cui adesso il legislatore attribuisce come competenza alla provincia, ma è un patrimonio che appartiene a tutti noi, alla collettività. Allora, care istituzioni, per garantirci la tutela di questo patrimonio, in provincia di Imperia, noi in modo molto realistico diciamo che abbiamo bisogno di spendere immediatamente una somma di circa 1,5 milioni di euro e successivamente fare un piano pluriennale di intervento o triennale o quinquennale dove si mette a disposizione nell'ente una somma pari a 5 milioni di euro.